L'antiquario Johnny Turkey disse di essere ispirato mentre dipingeva da uno spirito. Turkey avrebbe praticato quella che era conosciuta come arte automatica, cioè la capacità di scrivere o dipingere, disegnare e comporre musica in modo inconscio. La figlia di Turkey raccontò che il padre cominciò a fare questa arte con la matita nei primi anni 70. Col passare del tempo l'uomo si accorse di avere un notevole talento. Realizzò una grande quantità di opere, sia letterarie che di pittura, molte delle quali erano nello stile di artisti quali Michelangelo, Mansfield, Bruckner e Charles Dickens. Turkey era convinto che molte di queste fossero suggerite dagli spiriti e dei grandi maestri addirittura. La convinzione di agire sotto la guida di grandi artisti è condivisa anche da altre persone che avrebbero queste doti. La pratica della scrittura automatica è molto antica, si parla che già gli antichi egizi e i greci se ne servivano per comunicare appunto con gli spiriti dei morti. Tale pratica poi col passare degli anni è diventata popolare, registrando tantissimi casi.